Assessore, lei stamattina ha messo parecchi punti fermi di particolare interesse. A Fano interessano soprattutto i 50 posti, per cui 50 posti letto, per cui lei ha detto una parola definitiva. Sì, i 50 posti letto sono stabiliti per Fano nel piano sociosanitario, quindi non possono essere toccati o inviati in altri centri o in altri plessi ospedalieri, semplicemente perché l'obiettivo della nostra regione, la politica regionale, è quello di valorizzare le ingenti e importantissime risorse presenti al Santa Croce di Fano. Peraltro si tratta non dell'ospedale di Fano, si tratta di un ospedale che serve un'intera vallata, metà della provincia di Pesaro, e che deve dare le risposte di altissima caratura professionale e istituzionale. Peraltro entro la fine di settembre dovrà essere redatto il piano aziendale in relazione al piano sociosanitario, e quindi i 50 posti letto dovranno essere allocati all'interno delle specializzazioni che sono presenti all'interno dell'ospedale di Fano. Quindi servono a Fano questi 50 posti letto, ma rientra naturalmente nella dialettica politica rivendicare ulteriori servizi e ulteriori prestazioni. È un atto aziendale che noi aspettiamo ormai da diverso tempo, quindi lei a settembre ha fissato la scadenza tassativa? L'atto aziendale segue a una riforma che è stata fatta 2 anni fa, l'ultima riforma era del 2003, quindi noi abbiamo fatto una legge di riforma dopo 20 anni e l'atto aziendale è un atto conseguenziale successivo, quindi c'è la riforma della legge regionale, il piano sociosanitario e poi c'è l'atto aziendale. Valutiamo che l'ultimo atto aziendale della provincia di Pesaro è stato fatto 15 anni fa, che adesso si solleciti l'atto aziendale dopo 2 anni alla riforma, e stiamo aspettando naturalmente i tempi necessari a un coordinamento. Peraltro qui culturalmente c'è stato un salto di qualità. Io stamani a tutti i medici ho domandato e quale medico avesse partecipato alla stesura e all'elaborazione del precedente atto aziendale. Non ha risposto nessuno. Noi invece vogliamo che l'atto aziendale sia il succo, il contenuto, il concerto di tutti i medici che conoscono bene quali sono le domande sanitarie. Quindi la politica deve rimanere fuori dalla sanità, la politica deve dare alla sanità le risorse, il governo nazionale lo sta facendo aumentando il fondo sanitario nazionale a 134 miliardi, mai in Italia il fondo era stato così elevato. Poi c'è un ulteriore importante provvedimento approvato 3 giorni fa sulle liste d'attesa. Da gennaio 25 viene eliminato il tetto di spesa del personale, che era fermo al 2004 meno l'1,4%, anche questo tetto di spesa imposto dal Trattato di Lisbona, non fatto da noi. E poi c'è un'ulteriore segnalazione che faccio agli operatori, i quali, se vorranno fare delle prestazioni aggiuntive che a noi servono, perché se non abbiamo medici e i medici se lavorano di più diamo più prestazioni, in cui c'è una detassazione dal 43% al 15%, sono segnali inequivocabili. Diciamo che i risultati io sono convinto che arriveranno, non si può immaginare che le liste d'attesa, che sono un problema della nostra regione di 20 anni, possano essere affrontate oggi. Come ho detto prima nella conferenza stampa, incontrando i medici, c'è da tener conto anche che anche aumentando il numero di medici, i servizi, gli ospedali e potendo vivere fino a 100 anni, dobbiamo immaginare che dopo la pensione dobbiamo avere i corretti stili di vita. Carenza di personale, un impegno per l'assunzione di nuovi medici a partire dal 1 gennaio? Dal 1 gennaio il governo ha autorizzato tutte le aziende sanitarie ad aumentare l'organico del 10-15%. Quindi ho già detto al dottor Carelli di procedere immediatamente a modificare il piano aziendale in modo tale che dal 1 gennaio possiamo assumere i medici e gli infermieri più 15% che ci servono. Mi pare siano dei segnali concreti che possano far sperare meglio sulla riforma sanitaria.